Signore e signori, benvenuti a tutti. Ciao ragazzi, ieri non ho potuto registrare, la partita del Milan è stata registrata mercoledì sera quando io ho avuto quel problema che ho acceso la play e vedevo lo schermo nero. Allora, io spero che il mio commento sul mio canale, io ho provato a scrivere, scusate, ma ho provato a scrivere un commento sul canale di risposta ad Antonio. Tanto ciao Graziano, ciao Ciccio, ciao a tutti, nessuno escluso, così non dimentichiamo nessuno. Allora, ragazzi, e io vado subito a leggerlo. Quindi, allora, Antonio mi scriveva, no? Visto questo problema, io poi ho risposto, mi dovete dire se adesso la risposta che ho messo io è visibile a tutti sul mio canale, perché a questo punto era un problema di YouTube. Allora, Roberto, secondo me è un problema dell'uscita di HDMI, però visto che hai cambiato il cavo, sì, perché è quello che c'era in dotazione nella PS4. Che io ho messo quando l'altra 2 settimane fa, 1 mese fa, mi aveva fatto questo scherzo, quello che avevo dalla 3 passato sulla 4, l'ho tolto, ho messo quello nuovo. Cambiato il cavo, non vorrei che sia sporco o danneggiato. L'uscita HDMI della TV. Prova a pulire l'uscita della TV o cambiarla. Allora, io grazie Antonio, infatti io ho risposto sotto, ragazzi, c'è un mio commento che scrive: come si fa a pulire l'uscita della TV perché il cavo è nuovo? Allora, io ho visto un po' su internet, dicono di prendere un cotton fioc chiaramente asciutto, non bagnato, e andare a pulire, però io non mi fido perché lì se si perdono dei pelucchi, ragazzi, che rimangono dentro. Andrebbe, secondo me ci andrebbe una spistolina d'aria compressa, sarebbe la miglior cosa. A parte che io vorrei aprirmi almeno la console e andare a pulire, perché secondo me un po' di polvere sicuramente dentro ce l'ha. Poi non dipende da quello, perché subito mi hanno detto, ho chiesto uno, mi ha detto era scheda video. Ma io ho pensato, scusa, ma se mi partisse la scheda video non si accenderebbe neanche più la console, no? È come il televisore, quando parte la scheda video, tu vai a accendere il televisore non va più, non va più. Quindi non penso che sia la scheda video. Ho chiesto uno ieri all'Unieuro, che ho portato la macchina di mio nipote finalmente a cambiare questo enorme gaff che hanno fatto fino a una certa data di immatricolazione delle Citroen, c'era gli airbag da cambiare. E lì c'è l'Unieuro, piccolino ma ben fatto, tutto ben messo, bello, bello, bei prodotti. E gli ho spiegato un po' il problema loro, mi ha detto: guarda, è la prima volta che io sento una roba così, prova a cambiare il cavo HD o a cambiare l'ingresso, come dice Antonio. Gli ho detto: ma non è la scheda video? Mi fa: ma no, ma quale scheda video? Ma fosse la scheda video tu non vedi neanche più la televisione, cioè se vai a intaccare tutte le uscite e le entrate dell'HD, non dovresti vedere niente, come la televisione quando la tieni spenta, la stessa cosa. Mi ha detto: prova a fare una cosa, mettila in modalità riposo, lasciala sempre così, tanto non fa niente. Modalità riposo è come se fosse spenta, mi ha detto. Poi quando tu vai per accenderla, provi a accendere il tasto PES. Adesso però, ragazzi, finalmente funziona. Quindi grazie Antonio del consiglio. Allora, dove ci eravamo lasciati? 1-1 mercoledì sera con il Milan. Adesso andiamo ad affrontare il Tottenham. Allora, il Tottenham ha 11 punti, 2 vinte, 5 pareggiate, 7, 2 sconfitte. Siamo a metà girone d'andata, quindi 7 gol fatti, 10 subiti. Tottenham addirittura è il peggior attacco non solo delle prime 10, ma addirittura delle prime 16, incredibile in questa fase di campionato. Wolverhampton che non molla, no? Manchester City, Southampton, Manchester United, Nottingham ancora a secco di pareggi, quindi non hanno la malattia della pareggite. Comunque, se qualcuno sapesse consigliarmi come fare, dovesse capitarmi, Alex Glazer tanto è guarito, un brutto infortunio per lui, io ne sarei grato. Andiamo a leggerci l'offerta allenatore. L'Arsenal ci vuole addirittura. No, no, ma se devo cambiare cambio, cioè vado proprio via, cioè ritorno in Italia se non c'entro la Champions, la qualificazione in Champions League. Allora, ragazzi, io direi di giocare così, perché l'ultima volta non mi è piaciuto abbastanza,
che è una sorta di schema più o meno come mi aveva detto anche lo stesso, facciamo un tempo per uno, a loro due, lo stesso, voglio dare di nuovo fiducia a Radonic, che mi disse, ripeto, ci arrivo, piano piano, lo stesso Antonio, di andare a pulire gli ingressi. Però sai, col cotton fiocchi io, attenzione ragazzi, non mi fiderei tanto, perché se ti lascia dei peli dentro che non te ne accorgi, Alex Blexa io aspetterei ancora a farlo giocare un attimino. Abbiamo Zuma e Tomori con Sigurdsson, mettiamoci Mediano George, Sigurdsson lasciamo di qua, bene, James così. Guardate ragazzi, io voglio provare James in mediana, ok? Mettiamo lui, mediano, ok. Johnny e Kelly faranno i terzini perché stanno bene, quindi stesso schema, ancoraggio, contropiede e contropiede, anche se Graban in questa partita forse sarebbe più salutare, vedere se sta bene e magari portarcelo in panchina. Non sta assolutamente bene, bravo. Graban sta cominciando ad accusare dei problemini. Comunque speriamo non sia nulla di grave. Allora ragazzi, siamo in casa degli Spurs, rivali dell'Arsenal, e che rivalità che c'è lì. La finalista della scorsa Coppa di Lega, avranno il dente avvelenato perché gliel'abbiamo strappata, e adesso andiamo a vedere cosa succede a Londra. Grazie a tutti comunque, ciao Graziano, spero che tu stia bene. Antonio, anche te stai bene, Aleandro e tutti coloro che hanno ancora piacere e voglia di seguire questo gioco. Io ve l'ho detto, finché avrò un po' di passione e voglia, questo è l'unico gioco che io sto giocando. Comunque ripeto, se avete dei consigli da darmi, come fare anche ad aprire la console senza causare danni per poterla pulire, ve ne sarei grato. Sì che ci sono i tutorial, La mia è quella da un tega come console, è quella da un tega, quindi ne tiene di memoria. Benissimo, eccoci collegati finalmente, si ritorna a giocare e si parte con il calcio d'inizio degli Spurs. Romero, Ramirez, Zeballos, cambiato abbastanza il Tottenham rispetto all'anno scorso. Attenzione Ramirez, può avanzare, occhio a Kane, 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 parte il tiro, attenzione perché questo è veramente pericoloso. Guardate come marcano di qua, no, allora andiamo dalla parte di Kelly. Mette giù che lì il pallone gli sfugge dai piedi, incredibile, non ci credo. Attenzione a Vormer, Vormer il tedesco recupera, Sigurdsson, il lancio in avanti, Tottenham molto alto, Peluso un po' di taglia anche nel Tottenham. Attenzione, Peluso non è male, ex Juve, gioca un bel giocatorino. Attenzione Son Myung, palla in angolo. Ed ora c'è il calcio d'angolo di Zeballos. Zeballos va a metterla in mezzo, colpo di testa, dobbiamo uscire. Johnny la recupera, no. Attenzione Romero. Mamma mia. Via, 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 butta via, spazza via. Spazza via il football quando ci giocavo. Oramai il football, ragazzi, non ci gioco più perché è diventato una porcheria allucinante. Da dopo l'ultimo aggiornamento è impossibile giocare. Bene, stavo pensando addirittura di disinstallarlo, però volevo aspettare a vedere se arrivava sta Master League. Attenzione, ancora il lancio in avanti di Kelly. C'è Young che non ci arriva, Radonic mette lì il pallone, la palla poi profonda per Giorgi, arriva Radonic, carica il tiro e c'è il gol, e c'è il gol di Radonic. 1-0 in casa degli Spurs. Mamma mia, che gol Radonjić. 1-0, sta segnando ultimamente. Insomma, grande azione. È un bellissimo gol. 1-0. Campionato bellissimo, come disse qualcuno in qualche commento fa. Perisic. Palla, Kinmin, Perisic, attenzione James, gran dribbling qua, Ramirez,
La palla in mezzo a Kane, messo giù. Questo calcio di punizione. Ah, sto Tomori e Zuma, troppo fallosi sono. Vabbè, ma non è il caso di ammonire, però, dai, ma che cazzo fai? Ma dai, ma fammi ridere i polli, va. Ma dai, su. Rivediamo. Sì, l'ha buttato giù, ma si è lasciato anche un po' andare, eh. È il doppio di lui. Quando pesa, quando va giù fa rumore. Zebalos, attenzione, parte il tiro. Mamma mia, ste cazzo di punizioni. Oh, ragazzi, usciamo da staia, però. Grande Tomori qui, si rivendica. La palla adesso verso Radoni. Ci mette in posizione regolare. Young in posizione regolare. L'incrocio. No! Cazzo, cosa hai mangiato? Che palla ti aveva dato Radonici? Sul filo del fuorigioco, eh? Mamma mia, cosa ti sei mangiato? Porca puttana, non ci credo, non ci credo. Non ci voglio credere. Ancora Romero. Attenzione, Zebalos. Palla da questa parte per Werner. Sempre 1-0, Millwall. Ramirez, attenzione. L'appoggio in avanti, bravissimi qui a respingere, e ancora Radoni, parte tiro, la parata. Si muove bene Radonic, forse sta acquistando fiducia in questa squadra, meno male perché abbiamo bisogno di tutti. Devo vedere se può giocare anche a centrocampo, così, tanto per Tomori, mette giù, adesso c'è Zuma, ha dichiarato che se arriverà un'offerta lui lascerà il Millwall. Ferguson, parole sue, palla in mezzo. Allora noi dobbiamo pensare di poter già effettuare il cambio a gennaio prima che si succeda poi l'irreparabile con Zuma. Palla verso Tomori, grande, inossidabile il pallone. Scappa via, c'è Perisic, Smejungsen, attenzione a Minna, attenzione, esci, 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 mamma mia, deviato, calcio d'angolo. Quello che mi sorprende è il Liverpool, 5 punti in 9 giornate, davvero devastato, devastata questa squadra. Diaby, non si capisce con Zebalos, meno male, sì, lo so, ma è un veterano di questo Millwall. Abbiamo Zouma, Tomori, la palla a Jorge, il bulgaro, pallone Lingard che si gira, rubata la palla, 1-2 qui Ken, palla in mezzo, Zouma, vediamo cosa fa, bravo, e allora recupera ancora Georgiev, butta avanti questo pallone, Zebalos, Vormer. Warner può avanzare, Warner fermato ottimamente da Lingard, e adesso Lingard che va la palla lunga verso Radonjic, il controllo ed è 2-0, ed è 2-0 di questo giocatore che sta diventando sempre più incedibile. Pugno a terra la torre. E allora il nostro Tor, boh, deciso, non si cede a Radonjic, basta. Via, perché è già un po' di partita che fa il suo lavoro ed è 2-0 comunque. Dopo Liverpool cade sotto i colpi di un bel Millwall, anche se la partita è ancora lunga. Perisic, ma questo perché non si comprano giocatori, perché si insiste sempre nei soliti finché non vengono vecchi. Lingard, ma non è messo da questa parte. Ancora la palla verso Giorgio, che può andare adesso, può andare con il cross, il colpo di testa, 3-0 Young, grandissimo gol. Ah no, chi è? Young. Esultano gli oltre 1200 sostenitori arrivati da Millwall in casa del Tottenham. Mamma mia, qui che poi è sempre Londra, però sono zone diverse. Mamma mia che gol, 3-0 ragazzi, c'è più niente da dire, c'è solo da ammirare questa squadra che sta giocando veramente bene, meno male. E si riparte, che mazzata per gli Spurs. Botman, Zebalos, la palla Diaby,
pallone ancora all'indietro, si ripropone ancora, ma Radonjić non ci arriva stavolta. Kelly la mette lì, si può controllare tranquillamente questa partita senza sforzare di più, perché qui secondo me il Tottenham ha problemi di sfogliatoio, perché non è possibile una squadra gloriosa come il Tottenham. Palla in mezzo, ricorderete quando giocava Modric nel Tottenham, un certo Modric se non vado errato, Sigurdsson, Lingard, palla George, carica questo tiro tanto per far scadere il tempo del fantastico primo. Guardate che errori, mamma, ma che cazzo combina il portiere, oh signore. Modalità schema i football tutti bassi e andiamo a darla a questo qua, che è Kelly, che ha un buon tiro. Kelly carica il tiro, la bomba non è respinto del portiere. Ancora Johnny, colpo di testa, palla che rimane lì e finisce il primo tempo 2-0, 3-0 Millwall. Fischi, ma anche applausi per il Millwall, che è molto rispettato dal Tottenham. Antonio Conte quest'anno sarà l'allenatore del Napoli, quindi facciamo, lasciamo un po' di spazio anche a qualcun altro, dai, proviamo a Gazzi trequartista, mischiamo un po' le carte, togliamo questi due qui, facciamo giocare Barison e Logan e andiamo, anche perché sinceramente non mi sembra di vedere una gran partita, però attenzione perché ci sono ancora tante partite, c'è ancora 29 partite di campionato, ragazzi, sono tante, sono quasi 90 punti da prendere, sono tanti, sono 57 punti. Barison, attenzione, scavalcato, occhio che non si cada nella ragnatela. Logan, Sigurdsson, pallone al centro per ragazzi, che adesso si può spostare e può accelerare, ragazzi, e può accelerare, che va come un treno, converge, carica il tiro, la parata, mamma mia, grandissimo ragazzi, ex Reggiana. Se volete vedere qualcosa con la Reggiana, andatevi a vedere la Master League che feci con la Reggiana sul mio canale, davvero bellissima, bella squadra avevo. Palla Diaby, ferma tutto Diaby, bella lì, andiamo Georgiev che lotta, poi perde la palla, siamo già al 55esimo, ci prova sempre il Tottenham perché nulla è perduto, ma davvero niente da fare, alla meglio qua ancora, attenzione, grande scivolata qua il manuale, recupera sempre palla al Tottenham, pallone profondo, occhio, palla per Min, la mette in mezzo, colpo di testa a liberare, poi Sigurdsson che ha giocato una bellissima partita, la palla adesso in mezzo per Radonjić, niente da fare, si riparte da Adricki, Botman. Io cambierei portiere comunque, la prima cosa che farei col Tottenham, cambierei portiere. Perisic, anche lui perché ormai è vecchio. Qui c'è il calcio di punizione, no, si prosegue. Siamo al 62esimo, attenzione a Perisic, mette in mezzo, Zuma, rush, sfilare. Arriva George, pallone lungo sbagliato, palla in mezzo, bravo! Barison, ragazzi, palla sbagliata, ragazzi, ancora il comportamento adesso George, pallone in mezzo, bella qui la palla di Young, pallone ragazzi, wow, mamma mia, il Jolly che può giocare anche trequartista, un bel giocatorino, ragazzi, prendetelo perché ragazzi c'ha i cazzi. Fagner posto di Zebalos, ma ormai ritengo che questa partita è segnata. Werner, Fagner,
palla ancora indietro, il lancio stavolta in avanti, Kelly la mette lì, bravo Logan, poi James, maturato tantissimo James, pallone in mezzo ancora Young, stavolta troppo lungo, 71esimo, il pallone ancora in avanti per Diaby, attenzione Diaby, la palla in mezzo, tiene lì James ancora, sbaglia tutto, la palla ancora verso Logan e poi Button che va a buttare via il pallone, giustamente vorrebbe evitare di prendere gol. Pesic va a battere questo rimessa laterale ancora. Vormer non viene fermato. Perisic viene fermato. Perisic, grande Sigurdsson. La palla adesso è per Young. Bellissima palla per Radonjic che può fare la sua prima tripletta con la maglia del Millwall. Il pallonetto, la girata, traversa, mamma mia ragazzi, ma che cazzo di gol stiamo facendo qua? Ma guardate, Madonna, che colpo alla Fabio Quagliarella, mamma mia, alla Lucarelli, alla Cristiano. Lasciamo perdere, Romero. Anche Lucarelli quando giocava non era male come giocatore, però da noi qualche gol l'ha fatto, non è che non ha fatto proprio niente. Non è a Kelly, palla verso Barison, tutto con calma, c'è Logan che esce fuori alla grande, Giorgio qui si fa portare via palla. Attenzione, palla in mezzo, Ken, palla alta, palla alta sulla traversa. Colombi, non era Baton, era Colombi in porta, bel portierino, la palla adesso, mamma mia. Bravo, 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 va bene, Barison, va bene. Attenzione però perché la partita è finita praticamente. Attenzione, la palla in mezzo, c'è il gol, eh sì. Bello, bello di Diaby. Non ci dobbiamo rilassare. Svenberg ci hanno anche, eppure niente da fare, 7 punti. La palla verso Young, mamma mia, pallone girato in avanti, c'è calcio di punizione, calcio di punizione per il Tottenham, ormai questa partita è finita. Pallone di Vormer, colpo di testa, la palla rimane lì e vediamo se sarà rimessa laterale, no, riesce a tenerla. 3 minuti o 2 di recupero. Palla giocata, ma finirà in questa maniera qui, con risultato di 3-1 per il Millwall. Attenzione a Warner che può avanzare Warner adesso. La partita è finita, arbitro fischia e buttiamo in avanti la palla ed è finita così. Fischi assordanti per il Tottenham di Conte, battuto 3-1 in casa dal Millwall. Un grandissimo Radonjic. Qui Perisic e compagnia varia, si prendono tutti i fischi, ma hanno ragione. 7 punti in 9 partite, sentite che roba. Quindi brutta prestazione per il Tottenham, saranno contenti quelli dell'Arsenal. Tottenham Millwall 1-3, Liverpool che perde con West Ham 1-0, incredibile. Blackpool Southampton 0-3, Leicester Bristol 0-4, Manchester City Leeds 4-0.
Perde anche l'Arsenal col Crystal Palace 2-0, vince il Wolverhampton 2-0 col Burnley, Norwich Manchester United 2-2, Sheffield Chelsea 0-0, Brighton 1-0 col Nottingham. Classifica: al primo posto abbiamo a 25 punti il Wolverhampton, City a 24, Sheffield Southampton 21, Manchester United 19, Millwall 18 punti, Chelsea 17, Burnley 17, Nottingham 15, Arsenal, West Ham 14, via via tutte le altre. E come vedete il Liverpool, mamma mia ragazzi, sarebbe la prima volta che vedo una nobile del calcio inglese finire in una Master League in Serie B. Sarebbe la prima volta. Serie A ho già visto la Lazio, ho visto la Roma, ho visto la Fiorentina. Non ho ancora mai visto la Juve, l'Inter e il Milan, anche se ci sono già andate vicino. E neanche il Napoli. No, il Napoli sì, un anno era retrocesso il Napoli, ma le altre no. Bene ragazzi, allora sperando che funzioni sempre, se no datemi voi cosa posso fare e se sapete come si può eventualmente, senza andare a toccare troppe cose all'interno, smontare la PS4 da un tega. Ragazzi, domani arriverà il Burnley e poi fra un po' avremo Norwich e poi la partita contro l'Anderlecht in Europa League, che presumo sarà il doppio appuntamento di domenica, perché domani, se tutto va bene, avremo Burnley al mattino, Norwich al pomeriggio, poi Anderlecht e poi chi c'è? Andiamo a vedere insieme. Ah, oh, Sheffield, e poi col Brighton che è la 14ª giornata. 15, 16, 17, 18, Wolverhampton l'ultima. No, Crystal Palace l'ultima, ok. Va bene, qui abbiamo, vabbè, le novità. Volete vedere un po', volete vedere anche la Serie A? E vediamo anche la Serie A, dai ragazzi. Andiamo a vedercela, dai. Allora, Genoa, di nuovo primo, Napoli, Inter 21, Madonna, la Spal e il Bologna. Gran campionato anche del Pescara, in zona Europa il Pescara, attenzione. Milan e Roma, come sono risalite bene? Udinese, Lecce, anche il Torino si è tolto da sotto lì, anche la Juve, ma sì, ma d'altronde, cioè. Lazio Bari, due tifoserie gemellate, 10 punti. Monza Brescia, no, assolutamente. Quindi stanno macinando un po' il pericolo lì. Andiamo a vederci la B, come sapete, niente, 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 niente. La Fiorentina anche con Eder non riesce a giocare, niente da fare. Fiorentina che rimarrà un altro anno in Serie B, quindi saranno già due. Sampdoria, se non sale, è andata giù 2 anni fa, è salita l'anno scorso, è riscesa quest'anno. La Fiorentina sarebbe 2 anni che rimane in Serie B, incredibile. Chi è la finalista di Coppa Italia? Non l'ho già visto, ancora non c'è. Bene, ok ragazzi, allora io direi che speriamo, incrociamo le dita. Vi ho chiesto due cose sulla console, se sapete come si fa ad aprirla, ok, e quella da un tega, ci siamo capiti. Piatta come una sogliola quasi, c'è il coperchio sopra che è piatto, poi c'è una leggera sporgenza sotto che viene fuori e poi c'è i suoi ingressi per caricabatteria dei pad, eccetera. Ragazzi, è tutto, ci rivediamo domani mattina. Ciao ciao.